Ragazzi, nelle scorse settimane vi ho un po' svelato qual è il mio modo di operare quando ricevo un nuovo dispositivo in prova, ed in sostanza si tratta di riceverlo appunto, spacchettarlo, iniziarlo a configurare e dopodiché inizio a leggervi un po' le specifiche, ma soprattutto cerco un attimo in rete quali sono le leve su cui l'azienda produttrice di questi prodotti, insomma, cerca di far forza per poter vendere effettivamente questo prodotto sul, sul mercato. Allora, la stessa cosa che ho fatto con questo CooliBook Pro, un'azienda insomma che non è nuova nel mercato, dei, dei computer e che abbiamo già analizzato diverse volte nel, sul nostro portale è quello che ho potuto notare è di come sia uh, presente una, una grandissima quantità di articoli e notizie dove parlano di questo dispositivo come il vero e proprio clone tra virgolette o rivale del Surface Pro di Microsoft direte sembra un po' un clickbait senza dubbio uh, ma quello che posso dirvi è che il prezzo è decisamente vantaggioso rispetto al Surface di Microsoft abbiamo poi anche gli accessori che sono decisamente Interessanti e per cui, insomma, non ci resta che vedere come funziona nel corso della recensione completa. L'eBook Pro innanzitutto si presenta piuttosto bene a livello costruttivo, soprattutto a primo impatto. Il device è realizzato interamente in alluminio ed ha una forma a mattonella ormai già vista e piuttosto diffusa sui dispositivi a lui simili. L'eBook Pro, che possiamo definire un PC a due in 1 e a tutti gli effetti, ha delle dimensioni pari a 205 x 288 x 9,5 mm, e pesa poco meno di 800 grammi se lo utilizziamo senza tastiera, e circa 1200 invece se ci colleghiamo alla tastiera magnetica e lo usiamo come un vero e proprio notebook. La cosa bella, ragazzi, è che gli accessori di cui vi ho parlato, quindi la tastiera, il touchpad, ma soprattutto anche la penna, sono inclusi all'interno della confezione di vendita e non sono quindi acquistabili separatamente come dei veri e propri accessori, come invece fa d'altronde Microsoft, Apple e tutti gli altri insomma, produttori blasonati di dispositivi di questo tipo. Per il resto, a livello estetico, c'è ben poco da eccepire. Il laptop è costruito bene, non presenta difetti di alcun tipo, anche perché, ad essere sinceri, non si notano grosse differenze con il Surface di Microsoft a livello estetico. Tornando al cool ebook pro, però, posso dirvi che sul lato sinistro possiede due porte USB-C Power Delivery che supportano fino a 45 watt, mentre sul lato destro c'è un jack da 3,5 per le cuffie oltre che il bilanciere per la regolazione del volume. Sulla parte superiore c'è un piccolo LED di stato oltre il tasto di accensione e spegnimento che funziona anche come lettore biometrico per lo sblocco di Windows, con una precisione e reattività al di sopra delle mie aspettative. In basso, poi, c'è lo spazio dedicato al connettore magnetico per il collegamento della tastiera esterna, che, come anticipavo, è removibile in in caso vogliate utilizzare il dispositivo in modalità tablet e non notebook. Gli altoparlanti poi sono due e non quattro come capita spesso su dispositivi come questo e sono collocati uno sul lato sinistro e un altro su quello destro. Proprio come il Surface Pro di Microsoft anche questo Coolibook Pro possiede una parte posteriore regolabile nell'inclinazione fino a 150 ⁇ che ci permette in sostanza di eh, decidere l'inclinazione con cui vogliamo utilizzare il dispositivo quando è poggiato su un, su un supporto, una scrivania, insomma il in letto quello che volete. Coolibook Pro è dotato poi di uno schermo da 12,6 pollici con risoluzione massima supportata fino a 2880 x 1920 pixel e quindi con un form factor a 4 terzi e non a 16 noni. Il pannello è un IPS ed il touchscreen è capacitivo a 10 punti. Per quanto riguarda la qualità dei colori, ho notato una buona taratura del bianco e dei colori a volte un po' più saturi del normale. Per il resto si tratta di un buon pannello senza infamia e senza lode. Ha una buona reattività al tocco quando lo utilizziamo in modalità touchscreen, anche se a dirla tutta cattura parecchie impronte durante l'utilizzo. Gli angoli di visuale inoltre sono buoni per fortuna ma purtroppo non si può dire lo stesso del trattamento oleofobico che è stato fatto su questo device che purtroppo lascia un po' a desiderare soprattutto quando lo utilizzate in modalità touchscreen, cattura davvero davvero tantissime impronte. E quello che vi posso consigliare è di utilizzare anche una pellicola opaca che si sì, riduce un po' la visibilità e la brillantezza dei colori ma d'altronde insomma facilita di molto l'utilizzo quando insomma ci troviamo di fronte ad un pannello da utilizzare con, uh, con le dita. La scheda tecnica del Coolibook Pro su cui l'azienda cerca di far leva è quella che uh, almeno tecnicamente entusiasma di più perché uh, l'azienda inserisce proprio un piccolo badge sulla confezione dove dice che si, siamo in presenza di un computer con processore uh, Intel Core i7 ma poi insomma andando a leggere un po' meglio le specifiche ci rendiamo conto che si tratta di un i7 Kaby Lake quindi già parliamo di un'architettura ormai obsoleta per così dire, risalente quindi al 2017. Nello specifico si tratta di un i7-8550U e di una GPU Intel Ultra HD Graphics 620, affiancati a 16 GB di memoria RAM LPDDR4 e le PDDR4 e 512 GB di SSD. Il TDP del processore è pari a 15 W e diciamo che a livello teorico è un hardware di tutto rispetto seppur risalga alla fine del 2017. Poiché il paragone con il Surface Pro 8 di Microsoft è fioccato praticamente dappertutto, quello che posso dirvi insomma è che mi sono sentito in dovere di fare delle, delle considerazioni personali eh, e quindi insomma sono andato a guardare un po' i listini di Microsoft e quelle che sono le specifiche dei suoi prodotti che a differenza di questo Q insomma arrivano in più varianti a seconda insomma di quello che è il budget che abbiamo a disposizione, tuttavia il dispositivo più economico arriva sul mercato con un i5 eh, di generazione un po, più, un po' più giovane, insomma parliamo di un processore del, del 2020, arriva quindi con eh, i5 eh, 1135 5G7 con clock a 2.4 GHz che in benchmark test e affidabilità non regge assolutamente il confronto con questo Q, che è sì, più economico, ma non rappresenta una reale alternativa al Surface Pro. Uh, attenzione, però, perché se cercate un dispositivo simile a livello estetico, pratico o da utilizzare quanto un Surface Pro, non avete come primo obiettivo delle prestazioni a livello molto alto, allora quello che posso dirvi è che anche questo Q può fare la differenza. Per la Appunto, non voglio dirvi che il QB cool Pro è un dispositivo inaffidabile e non in grado di reggere carichi di un certo tipo, ma che qualora cercasse davvero qualcosa di performante e aggressivo, allora non è proprio il prodotto adatto. Poi c'è un altro aspetto fortemente influenzante su questo Libook Pro che nei giorni di prova mi ha causato non pochi mal di testa. E eh, ragazzi sto parlando proprio delle ventole di raffreddamento. E eh no, non è la mia unità difettata, perché eh, è stato il primo pensiero insomma, che ho fatto non appena l'ho ricevuto, ma poi sono andato alla ricerca di informazioni in più, ho visto eh, qualche test insomma di qualche collega uh, d'oltreoceano e posso dirvi insomma che le considerazioni sono state praticamente le stesse sapete cosa vuol dire utilizzare un computer che produce un rumore costante fisso tra i 45 e i 50 decibel a causa delle ventole sempre attive è un'esperienza che non consiglierei neppure al mio peggior nemico personalmente non avrei mai commercializzato un prodotto che seppur ben funzionante ha una rumorosità talmente elevata ma d'altronde il CEO di Q non sono io purtroppo e quindi non spetta a me prendere queste decisioni e in ogni caso vi lascio un piccolo spezzo video uh, e soprattutto audio insomma per capire di che tipologia di rumore stiamo parlando Tuttavia questo è un notebook che, considerato anche il suo form factor, è dedicato a chi lo usa in mobilità, magari studenti o lavoratori alle prese con la suite di App Office. Ho tuttavia deciso di provare a testarlo con qualche clip su Premiere o qualche piccolo progetto su Photoshop e tolti i tempi di elaborazione dei file finali, il PC si dimena abbastanza bene senza risultare troppo lento. In tutto ciò le ventole purtroppo restano sempre accese, sia che stiamo facendo un rendering in 4K e ovviamente si fa per dire perché non è un PC che supporta rendering in 4K in modo, eh, insomma, agevole sia che stiamo digitando parole su un documento di Word aspetto gaming ovviamente non pervenuto se non con qualche titolo molto semplice reperibile sullo store di Windows ritorniamo ragazzi invece a parlare della tastiera che compresa in confezione non è un accessorio da acquistare separatamente quindi al contrario insomma di quello che uh, fareste acquistando un Surface Pro non dovete sborsare altri circa 200 euro per la tastiera magnetica la tastiera innanzitutto funge anche da cover per il dispositivo per proteggerlo da urti o graffi sullo schermo è spessa solo 10 mm e quindi non sentire proprio di averla visto anche il peso molto ridotto ed inferiore ai 400 grammi il layout della tastiera è sì querti ma purtroppo non italiano in compenso l'azienda inserisce in confezione uno schema dei tasti che serve ad aiutare a memorizzare il nostro layout se si ha le prime armi ma probabilmente nessuno utilizzerà mai realmente questo accessorio tuttavia la tastiera fornisce un buon comfort durante l'utilizzo seppur di piccole dimensioni e con una corsa molto breve i tasti sono comodi da premere e soprattutto sono anche retroilluminati e c'è possibilità di regolarne l'intensità sul Livelli. Il touchpad, per quanto mi riguarda, è un po' troppo piccolo, ma non voglio passi come una critica, soprattutto perché ho delle mani piuttosto grandi e questo potrebbe influenzarmi. Purtroppo non è multi-touch, tuttavia la precisione è buona, anche se a causa dei materiali plastici, probabilmente non di prima scelta, lo scorrimento delle dita non è perfetto. La penna, poi, è stata una grande sorpresa perché, innanzitutto, è costruita molto bene, utilizza gli stessi materiali della, della cover del, del dispositivo ed è molto pratica da impugnare. Possiede ovviamente un pulsante con doppio, doppio tacho. Insomma, sulla parte laterale si ricarica tramite uh, connettore micro USB che posto sulla parte superiore. In più ci sono anche le punte che sono intercambiabili e la precisione è praticamente perfetta. Non c'è tanto uh, ritardo nella, nella fase di scrittura e devo dire, insomma, che uh, non mi sarei aspettato delle prestazioni di questo tipo dalla penna. Gli altoparlanti, come spesso abbiamo visto in prodotti simili, sono solitamente quattro, ma Q probabilmente ha voluto risparmiare su questo fronte inserendone solamente due. La qualità dell'audio riprodotto è sufficiente anche se dal volume probabilmente mi sarei aspettato qualcosa in più. Pensate che per assurdo a volume massimo si possono sentire ancora le ventole girare, vi ho detto tutto. Per quanto riguarda la batteria, invece il Coolibook Pro possiede una batteria da 42 Wh con supporto alla ricarica fino a massimo 45 Watt tramite la porta Power Delivery. L'autonomia del dispositivo di casa Q nel complesso è in linea con i suoi competitor sul mercato, si parla di circa 3 ore e mezza di riproduzione continua di video su Netflix o YouTube e poche decine di minuti in più con video riprodotti in locale e rete internet Scollegata. Il massimo delle performance di questo notebook 2 in 1 dell'azienda cinese lo si riesce ad ottenere ovviamente quando lo si utilizza in modalità ufficio per così dire, quindi insomma se lo utilizziamo per modificare dei documenti con Excel, PowerPoint, insomma eh, queste tipologie di uso, riesce a raggiungere fino a circa 6 ore di, di autonomia. Ragazzi e quindi che altro dire? Il Coolibook Pro è uno di quei dispositivi che o lo si ama o lo si odia. Perché sì, alla fine è costruito bene, possiede un buon assemblaggio, una scheda tecnica che per l'uso di tutti i giorni va più che bene, per l'uso d'ufficio, per l'uso di, uh, di un ragazzo che insomma frequenta l'università o che lo usa per studiare, è logico che non è un PC adatto a chi fa montaggio video anche sporadico o chi invece intende uh, lavorare sui programmi di elaborazione grafica o via discorrendo. È un dispositivo che uh, per quanto mi riguarda l'ho odiato tra virgolette soltanto per il fattore rumorosità e per, uh, per le ventole. Non So se la questione sia risolvibile smontando il dispositivo non mi sono voluto prendere eh, voluto prendere questa briga per cercare di capire ma fatto sta comunque che è piuttosto rumoroso se per, la, per voi la rumorosità non è un problema allora quello che posso dirvi è che questo notebook 2 in 1 di, di Q costa all'incirca 800 euro che è un prezzo decisamente bilanciato soprattutto se è paragonato al prezzo del surface pro che è di 200 euro più alto ovviamente per quanto riguarda la versione più base Ovviamente uh, accessori esclusi, quindi insomma, dovrete aggiungere circa 300 euro per portarvi a casa la penna e la tastiera magnetica, insomma, con, uh, con anche cover integrata. Uh, io ragazzi, come al solito, vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande e curiosità, il box dei commenti qui in basso è a vostra completa disposizione. E noi ci vediamo, come al solito, in un prossimo video, sempre qui su gitschina.it.